Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Archizon, grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Oggi vi mostrerò come trasformare questa fantastica bicicletta prettamente per uomo dai colori evidente, che sia per ragazzo o per uomo, in una bici elettrica utilizzando i prodotti usciti dall'unboxing del mio video precedente. Wow, che presentazione di merda! Ok, adesso cominciamo subito a smontare tutto questo schifo. Poi vediamo un po' se questo kit funziona o devo farlo esplodere. In ogni caso non lo farò esplodere e cercherò di adattarlo a questa bicicletta. Restate con me! Ok, devo rimuovere la ruota posteriore per montare questa corona. Poi dovrò installare in qualche maniera questo supporto per il motore. Mi inventerò qualcosa di molto originale. State tranquilli. Ok, adesso smonto la ruota, monto la corona, che è una parte molto noiosa. Ragazzi, guardate, va perfettamente nell'incastro la corona. Guardate, il foro è perfetto, non ci posso credere. Roba cinese che funziona! Yeah! Ok, ho montato la corona con dei perni passanti e le staffe bloccanti sul retro. Ho messo solo 4 perni. Ok, è stato molto difficile tenere parallela la corona alla ruota, che tendeva ad andare storta. A me sembra di averla montata abbastanza parallela. Adesso rimonto la ruota all'interno della bici, che sta di qua. Ok, e poi monto la staffa di supporto. Ok, ci siamo quasi, il motore va quasi bene. L'installazione del motore su questa super bicicletta, vi ricordo, prettamente da uomo. Il motore l'ho montato in una maniera un po' insolita, anche se le istruzioni non dicevano di montarlo verso l'alto, però non sono riuscito a montarlo come dicevano, perché la bici è un po' troppo piccola, però me ne frega di nulla, ho risolto, ho messo il motore in verticale, la catena è abbastanza tesa, poi ho usato delle staffe per tenerlo fermo. E sto usando le sacche che sono a sinistra e a destra di questa bici per contenere la centralina e la batteria. Ok, adesso girando la chiave, il voltmetro mi indica il livello di carica. Abbiamo i freni, una grandissima innovazione. Che adesso la metto fuori nel piazzale, ci faccio un giro, la proverò per voi. Non è molto veloce perché le batterie sono scariche e non hanno una potenza adeguata, sono da 4 ampere, me ne servirebbero almeno 8, però non ho adesso a disposizione una batteria di quella portata. Facciamo un test, così poi magari nella versione 2.0 procuro delle batterie adeguate e facciamo un secondo video.